Tutti di noi sappiamo che la connessione ad internet è importantissima e oggi voglio portare qua sul canale un prodotto veramente ottimo per quanto riguarda la connessione ad internet, da usufruire sia a casa che in camper. Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Matteo e prima di iniziare volevo ringraziarvi tutti per il continuo supporto che giornalmente continuate a darmi e qualora vi piacesse la tecnologia e il mondo camper, vi invito ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina per non perdervi tutte le notifiche dei nuovi video e magari, perché no, a lasciare un bel like se questo video vi piacerà. Bene ragazzi, oggi siamo in compagnia di questo prodotto della Fritz, ottima marca. Io ringrazio questa azienda che mi ha mandato questo prodotto per farci un video e la ringrazio davvero tanto perché penso che sia un'azienda top per quanto riguarda router e cose varie, modem e power line, eccetera, eccetera. Vi ho già recensito dei prodotti sua qualche tempo fa, ve lo lascio qui nelle schede in alto a destra. Si trattava delle power line per casa che funzionano veramente, veramente bene. Io ce n'ho 7-8, quindi funzionano veramente bene, ragazzi, credetemi. E oggi sono felicissimo di portare sul canale questo prodotto. Ma cos'è questo prodotto qua? È un modem, ma non è un semplice modem da casa, diciamo che va tramite la linea telefonica di casa, ma bensì, ragazzi, funziona tramite una scheda SIM. Bene, avete capito benissimo. È un po' come, diciamo, la classica saponetta. Però con delle prestazioni notevolmente maggiori che della classica saponetta. Sapete benissimo che le saponette sono a batteria, però se vogliamo lasciarle accese tutto il giorno, dobbiamo necessariamente collegarla a una presa di alimentazione, che sia una presa USB o alla corrente 220 di casa. Comunque sia, se vogliamo alimentarla continuamente, dobbiamo attaccarla alla corrente. Questo, ragazzi, funziona solamente a 220, però ho deciso di portarlo qua sul canale perché possiamo utilizzarlo sia a casa, se magari non avete una connessione telefonica normale, la classica DSL di casa, e magari volete usufruire di una scheda dati oppure avete una scheda SIM che vi avanza e sfruttarla come connessione, questa vi può tornare veramente utile. E ho deciso, come vi ho detto, di portarla qua sul canale perché è utile anche in camper, perché tutti noi in camper abbiamo un inverter, quindi possiamo benissimo collegarlo all'inverter e usufruire della nostra connessione. Ma andiamo a fare l'unboxing di questo prodotto e vediamo tutte le specifiche e vediamo poi il funzionamento, che è veramente, ragazzi, molto 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 semplice. Eccolo qua ragazzi, allora avete visto FreezeBox 6820 LTE, infatti funziona con una scheda SIM, non nano SIM né micro SIM, ma una SIM normale, la classica SIM piccola. Supporta il WiFi e poi ha un'uscita LAN fino alla velocità di 1 GB. Sfrutta anche la connessione mesh, WiFi mesh. Per chi non sa cos'è questa connessione, ragazzi, in parole povere, è una connessione sicura tramite tutti gli apparecchi che hanno questa dicitura qua. Nel senso che se noi a casa abbiamo diversi modem con questa dicitura qua, il nostro cellulare, il nostro tablet, insomma qualsiasi apparecchio wifi, non va a scollegarsi da un apparecchio e collegarsi dall'altro, ma questa tecnologia qui fa sì che tutti i modem siano collegati fra loro. Quindi, ragazzi, non abbiamo più disconnessione e connessione a un altro modem, ma sono tutti collegati in rete e questo fa sì che la connessione è molto più stabile e molto più sicura. Quindi andiamo a vedere cosa c'è in confezione. Andiamo ad aprirla e vediamo che c'è, oltre a tutto il libretto di istruzioni che vi consiglio di dargli un'occhiata perché c'è scritto tutto benissimo. Questo è il nostro prodottino, ma lo vediamo dopo più nel dettaglio. In confezione abbiamo l'alimentazione con l'ingresso dedicato e poi vedete qua che possiamo collegarlo benissimo anche al nostro inverter perché ha un'uscita di 1 ampere, quindi ragazzi, con il trasformatorino va benissimo anche per il nostro
inverter. In più abbiamo anche un cavo LAN qualora non volessimo collegare il cavo LAN a magari un PC portatile, quindi molto comodo questa uscita qua, che non l'abbiamo per esempio nelle nostre saponette, quindi questa fa sì che ha dei punti di vantaggio, perché ragazzi con questa noi abbiamo, colleghiamo qua, colleghiamo l'altra sponda al nostro PC e abbiamo una connessione sicura e veloce fino a 1 gigabit. E potete collegarci anche una console, se avete la PlayStation, Xbox, insomma, eccetera eccetera, potete, qualora l'utilizzate a casa, collegarlo direttamente alla vostra console, e vi dicevo che sfrutta la velocità fino a 1 gigabit. Vedete qua sotto l'ingresso per la nostra SIM. La SIM va inserita in questo verso, comunque c'è scritto qua, c'è proprio il disegnino, spinta fino in fondo, e vedete che la nostra SIM è pronta. Qua abbiamo l'ingresso per metterci l'alimentatore, e davanti vedete che abbiamo questi tre simboli, ma ora ve lo accenderò, vi farò vedere come funziona. 1, 2, 3 sarà l'intensità del segnale, quindi basso, medio e alto. Qua vi fa vedere il tasto, scusate, il LED del power quando è alimentato, oppure ci sono dei problemi, lampeggerà questo tasto qua, questo, ragazzi, questo LED qua, e poi il LED della connessione VLAN, insomma la nostra WiFi. Funziona, come vi ho detto, 4G e 3G, e dietro abbiamo i due tasti VLAN e VPS per la connessione veloce, e vi ho detto l'uscita LAN. E poi ragazzi non ha nient'altro, ma vedete che è bellino, piccolino e anche carino da vedere. Ma vediamo l'acceso e vi spiego un pochino come funziona la messa in opera, che ragazzi è veramente veramente molto semplice. Vedete ragazzi che ho collegato il modem al mio inverter, e vedete, come vi ho detto, che l'amperaggio è 1,4 ampere, quindi considerate che c'è anche l'inverter acceso, che un pochino, diciamo, consuma anche lui, rispetta proprio i consumi dichiarati. Bene ragazzi, eccoci qua. Allora, avete visto che i consumi rispettano quelli che hanno dichiarato nell'alimentatore, considerate che c'è collegato anche l'inverter, quindi è perfetto. Si sono accese, vedete, tutte le luci, quindi ricezione molto molto buona. Io ragazzi ho messo dentro una scheda della compagnia low cost, della Vodafone, della O, quindi se volete una scheda dati che vi prenda, diciamo, un pochino dappertutto, ve la consiglio vivamente. Molti di voi mi chiedono se consiglio, non consiglio, o quale, diciamo, operatore posso consigliare. Io vi consiglio questo operatore della O, vi lascio il link in descrizione video, che avete così anche uno sconto di 5 euro per l'acquisto di questa scheda. Vi lascio tutto qui sotto in descrizione video, fateci un pensierino, date un'occhiata, perché secondo me è convenientissimo. Bene ragazzi, torniamo a noi. Allora, si sono accesi tutte e tre i LED, quindi prende benissimo. Si è acceso il LED del power e il LED della VLAN, quindi questo è già pronto. E ora ragazzi vediamo come configurare questo modem. È semplicissimo: mettiamo la nostra scheda SIM nell'alloggio sotto il nostro modem, lo colleghiamo all'alimentatore. L'alimentatore lo colleghiamo naturalmente alla presa 220 e sarà alimentato il nostro modem. In questo modo ragazzi vi partirà in automatico la configurazione. Per prima cosa da fare vi consiglio comunque di farlo da PC, perché è molto più semplice. Quindi dal vostro PC dovete aprire le vostre impostazioni della WiFi e cercare l'indirizzo, il nome SSD del vostro modem, che nel mio caso è Freezebox 6820 eccetera eccetera. Comunque nella confezione trovate tutti i riferimenti. Una volta che siete collegati al modem, ragazzi, non ci sarà la connessione di internet, perché ancora lui si deve configurare a modino. A questo punto andate sul sito http://freeze.box, comunque trovate tutti i riferimenti all'interno della confezione, all'interno delle istruzioni, e potete configurare il vostro
modem. È veramente veramente molto semplice, perché fa tutto in automatico. L'unica cosa che dovete scegliere voi è, a un certo punto, ragazzi, vi chiede quale operatore avete. Quindi, se all'interno del modem avete messo una scheda TIM, una scheda Vodafone, eccetera eccetera, ci sono, mi sembra, da scegliere 3 o 4 operatori. Per esempio, io, per quanto riguarda la O, non c'era, quindi ho dovuto mettere manualmente l'indirizzo APN. L'unica cosa che dobbiamo fare è quello, mettere l'indirizzo APN, che per quanto riguarda la scheda O è web.o-mobile.it, se non mi sbaglio, comunque lo state vedendo, e in automatico, ragazzi, fa tutto lui. Comunque, se mettete una scheda Steam o una scheda Vodafone o una scheda della 3, fa tutto in automatico, perché è già preimpostato. Una volta fatta la configurazione, che, ragazzi, vi ripeto, fa tutto lui in automatico, non dobbiamo fare assolutamente niente, siamo pronti per la connessione. Quindi possiamo collegarci smartphone, tablet, PC, qualsiasi cosa, smart TV, qualsiasi cosa volete, potete collegarla a questo. Naturalmente avrà un suo nome e una sua password, come tutti i modem, e potete anche naturalmente cambiarla. Quindi, ragazzi, per me questo è un prodotto veramente ottimo da sfruttare sia a casa, per chi magari non ha, come ho detto prima, una connessione, una linea telefonica, e magari vuole un modem di qualità. Vi consiglio vivamente di prendere questo, anche perché, ragazzi, ha un'uscita dietro LAN, è piccolino, quindi ci potete collegare un PC, vi ho detto, una console o quello che volete, ma potete collegarci anche benissimo le power line, che avete già visto nei miei passati video. Quindi, tramite questa porta LAN, ci collegate una power line e mandate magari internet tramite la rete elettrica in qualsiasi punto della vostra casa. Quindi, ragazzi, vi consiglio vivamente questo prodotto, non perché me lo hanno, diciamo, passato, perché, ragazzi, sapete che io non vi porto sul canale cose che non ritengo opportuno, ma questo, ragazzi, come vi ho detto, è il top di gamma che ha questa azienda. Quindi è uno dei top di gamma che ha questa azienda. Trovate comunque il link d'acquisto qui sotto in descrizione video, e se riesco vi porto anche in descrizione un coupon sconto solamente per voi che siete iscritti al canale. Quindi, se non siete iscritti, iscrivetevi. Ragazzi, battute a parte, vi trovate, ripeto, link d'acquisto qua sotto in descrizione video. Bene, ragazzi, quindi ora fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo prodotto, se per voi magari è utile o non è utile, se, che ne so, vi farà comodo in camper. Io sicuramente sì, me lo porterò dietro, anche perché, come vi ho detto, lo collegherò all'inverter, qualora magari non sono collegato alla colonnina, o altrimenti la collego naturalmente a una presa 220 che ho nel camper, e così ho una connessione molto forte, molto stabile e molto sicura, perché, ragazzi, ne vale davvero la pena. Bene, ragazzi, quindi vi invito nuovamente a lasciare un bel like al video se il video vi è piaciuto, ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanina per non perdervi tutte le notifiche, a seguirmi sui miei social che trovate qui sotto in descrizione video, e a iscrivervi anche al gruppo Facebook delle offerte, dove giornalmente pubblico le migliori offerte tech e non solo, fra cui anche, ragazzi, questi oggettini qui, che quando sono a sconto, ragazzi, vi consiglio di prenderli perché sono veramente una bomba. Bene, ragazzi, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!